mi sembra che ogni situazione vada valutato secondo certe regole e certe impostazioni. In questo momento si sta parlando moltissimo, per esempio, dell'Expo. L'Expo può essere una straordinaria iniziativa e opportunità per Milano. Se a Milano verrà seguita la stessa teoria che è stata seguita a Torino, se questo esempio verrà preso anche a Milano, Milano potrà diventare una città straordinaria. Certo, alcune cose, alcune regole vanno considerate. Fazio parlava di abitazioni, no? Ora, a Milano, Fazio ha detto, l'ho scritto qui, politiche abitative. Ora, se si fanno delle politiche abitative per i giovani, per quelli che hanno pochi mezzi, per quelli che vivono lontanissimi e che devono venire tutti i giorni in città impiegando 9 mesi di traffico, ben bene se questo si faccia. Io ho un po' l'impressione che invece attorno a Milano si vogliono costruire delle costruzioni che costeranno molto. E allora chi ci andrà? Non certo i giovani sposi, gli studenti. I rettori delle università mi dicono che noi abbiamo pochi studenti stranieri perché costa troppo, e allora vado all'estero, vado a Parigi e vado in giro. Per questa ragione, con questo augurio che a Milano appunto si faccia invece una politica veramente saggia per la città, giustamente Pazza ha tirato fuori l'argomento del Parco Sud. Il Parco Sud è una zona meravigliosa, dove ci sono vecchie abbazie, dove ci sono vecchie cascine, ma già quello è in pericolo, perché con l'iniziativa Cerva hanno già intaccato il Parco Sud e ci sono delle grossissime mire sul Parco Sud. I Gresti ha comprato delle grandi aree attorno a lì. E allora è inutile cominciare a dire e noi a Milano avremo top ender di verde in più. Che razza di verde è? Un verde in mezzo alle case. Il cittadino milanese ha bisogno di aria, non ha bisogno di questo smog e di questo tremendo inquinamento. Invece che cosa vado a vedere? Che per esempio il consumo del suolo in 189 comuni nella provincia di Milano è pari al 34% del totale. Questo è un dato gravissimo, caro Panza. I piani regolatori oggi vigenti hanno un incremento del 8,7%, cioè 159 km quadrati circa portati via l'agricoltura. In un momento in cui vediamo che il prezzo del grano sta salendo in una maniera esponenziale, in un momento in cui l'acqua sta mancando, perché anche se piove, noi sappiamo dalle statistiche apparse ieri sul Corriere che c'è molto meno acqua rispetto agli ultimi 30 anni, e lì si vanno a intaccare anche fontanili dove qui sgorga un'acqua purissima. Allora la mia raccomandazione, la mia preghiera è che si tengano conto di queste cose e quando si fa una politica si faccia una politica volta all'ambiente, non per arricchire i costruttori, i quali naturalmente guadagnano e fanno delle case che poi anche non sono per il vero bene del cittadino medio, per quel cittadino che non ha i mezzi per andare in weekend in Sardegna, in vacanza, in Maldive, ma che devono rimanere in città. Vorrei ricordare che l'anno scorso più di 1 milione di persone non è andato più in vacanza perché non aveva i mezzi. E allora bisogna dare un vero verde, ma non un verde sommando tutte le piccole aiuole che ci sono in città, il verde dei tetti, il verde della città verticale dove si mettono le piante su ogni piano, ma un verde vero.